E ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Rise of the Tomb Raider, episodio numero 14, se non erro. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, ovvero qui. Siamo alle spalle della statua del profeta, scorso episodio che è stato un episodio un pochino più lungo, ma c'è stato molto da fare. Allora, siamo qui pronti per continuare ad addentrarci. Intanto, ok, aspetta che qui c'è qualcosa, diamo un'occhiata per vedere se abbiamo preso tutto qui nei dintorni, così sembrerebbe, anche se qua sembra esserci qualcosa ai piedi della statua, delle monete che noi ci andiamo a prendere, tanto sono sempre due, di più non ce ne danno. Ok, allora proseguiamo in questo tempio. È quasi un miracolo che questo posto esista ancora. E beh, oh, e noi ringraziamo il cielo perché tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare fino qui, se disgraziatamente non esisteva, a contro chi bestemmiavamo. È stupefacente, anche in questo stato. A parte le trappole, però, più o meno. Ok, dell'acqua. Pronta ad immergerti, Lara? Ok. Ok. Vai. Vai Lara. Torna su. Ho lasciato L2, vuoi tornare su? Ma allora? Che dinci bacco? Ogni tanto questi momenti in cui ho delle difficoltà. Valle geotermica. Ok. Io lo so che forse vi può dare nervoso il fatto che attivo costantemente la cosa di sopravvivenza, ma insomma, io voglio essere sicuro di non perdermi nulla. Ma probabilmente devo andare sopra io. Allora vaffanculo, intanto prendiamoci quello che c'è qui. Tipo le munizioni. E tipo le frecce. Oh, 10 frecce. Porca miseria. Vabbè, abbiamo rifatto scorte perché effettivamente contro quei tossicodipendenti che ci sbucavano da ogni dove, abbiamo sprecato un sacco di roba. Niente, bevo un po' d'acqua perché non può essere altrimenti. È incredibile come fino a questo momento stavo bene, adesso ho la voce un po' rauca. E Gesù ha deciso che dobbiamo fare questo video con la voce un pochino rauca. Niente? Lì c'è un albero, insomma. Finché è solo un albero. Veramente poco male, sir. Poco male. Ok, vediamo un po' qui chi... Ah, ok, tutto sto casino per poter poi riscendere. E scendiamo allora. Chi siamo noi per... Ferma dove sei. Calma. Calma. Sai che non sto con la Trinità. Perché dovremmo crederti? Sono fuggita con uno dei vostri. Un uomo di nome Jacob. E dov'è adesso? Eravamo insieme, ma ci siamo separati nelle miniere. L'ho ucciso! No! Jacob non si fiderebbe mai di una straniera. Vi prego, sai che non sono vostra nemica. Ti ho avvertita. Avresti dovuto andartene. Sofia! Ora basta! Padre! Pensavo di averti perso. Lieto di rivederti viva.
Perdona, Sofia, è molto prudente. Al suo posto avrei fatto lo stesso. Cosa hai scoperto? La Trinità sta arrivando in forze. Dobbiamo prepararci. E lei? È un'amica. Vi do la mia parola. Non fatele del male. Queste rovine. La città perduta del profeta è vicina. Vieni. Non abbiamo molto tempo. Preparate le scorte di armi. Rinforzi le difese. Forza, ora! Arriveranno presto. E saranno più di noi. Dobbiamo proteggere anziani e bambini. Forza. Portateli nelle catacombe. Accendi i fuochi. Dobbiamo allertare la valle. Incredibile. Sofia, raduna i combattenti. Ci vediamo al villaggio in alto. Non sparire più, padre. C'è molto da fare. Se avessimo più tempo. Dopo. Per ora cercherò di rendermi utile. Per lustra la valle. Voglio anch'io la balestra però. Mortacci vostra. Ho visto la balestra in mano al tizio. La voglio anch'io, la voglio allora. Fucile sbloccato. Torno in accampamento per equipaggiare l'arma. Ok campione. Ok campione. Qua quanta roba potrebbe esserci? Tantissima oppure nulla. Tu vai giù alla vecchia radio e fai ripartire il generatore. Dobbiamo avvertire tutti gli insediamenti. Sì sì, io intanto sbircio un po' nelle vostre cose. Questo deve essere stato bellissimo una volta. Vabbè, diciamo che non è male anche adesso, eh. Su, su, non sia, non sia così. Ma questa la posso analizzare anche io per scoprire cose. Non è vero, non posso. Allora, accampamento, vediamo un attimo il fucile che abbiamo sbloccato. Giusto per nuova arma disponibile, mitra. Allora, intanto abbiamo le abilità, sì, La Trinità sta arrivando. Il mio aiuto potrebbe far loro comodo. E questo atlante sull'affresco, se è davvero una mappa delle rovine. Devo trovarlo prima di Ana. Se non lo trovo, tutte queste morti saranno state invano. E non le voglio sulla mia coscienza. Ma no, abbi pazienza. Allora, pistola. Beh, pistola ci teniamo l'ombra lunare. Tanto le altre, insomma, non mi sembrano tanto meglio, no? Difatti, teniamoci l'ombra lunare. Anche perché tecnicamente l'abbiamo potenziata abbastanza. Anche se effettivamente potremmo continuare a migliorare la stabilità del contraccolpo, che non è affatto male, mafra. Cambia fucile d'assalto. Oh, mitra. Me lo levi da davanti, ok. Meno danni, più stabilità, più velocità di ricarica, più cadenza di tiro. E mi sa che niente niente, il mitra, ragazzi, potrebbe essere adatto. Vediamo un po' se possiamo potenziargli un pochino i danni. Non credo mai. Potremmo potenziare questa stabilità contro il colpo. Ah, perché già gliel'abbiamo messo questo potenziamento, quindi se gli mettiamo anche la cadenza di tiro. Che differenze ci sono? Allora, vabbè ragazzi, noi questo fucile d'assalto l'abbiamo usato per tanto tempo. Proviamo ad utilizzare il mitra in questo momento. Le piccozze invece, vabbè, canto della morte, ma insomma, di meglio non si può fare. Anche perché abbiamo necessità di trovare delle pelli. Ne avevamo un botto, com'è possibile non ce l'abbiamo più? Vabbè, comunque, vero che se lo utilizziamo. Ok, allora dai, proseguiamo. Abbiamo visto, ciao ragazzi, ciao belli, è stato un piacere. Sempre bello avervi... No, dei polli. Delle galline. Coccodè. Serve altra legna da ardere. Sì. Allora, aspetta un attimo che qua sicuramente... Un altro inverno.
Un altro inverno difficile per il mio popolo. Ora ci sono più morti che nascite. Con il passare del tempo, i giovani stanno diventando sempre più irrequieti. Li vedo sollevare lo sguardo al cielo le rare volte che un aereo passa sopra la loro testa. Sono tristi, pensierosi e desiderosi. So che sono ancora devoti alla causa, ma sento anche che sta per cambiare qualcosa. La fine del nostro modo di vivere sta per arrivare. Gli ultimi invasori stanno scomparendo dalla memoria, ma con gli avanzamenti tecnologici dell'umanità, altri troveranno sicuramente la nostra valle. E noi siamo legati al destino di questo posto, nella buona e nella cattiva sorte. Ok. Greco è addirittura quasi a livello 5. Ma non c'è un cazzo qui. Ok, qui dentro non c'è nient'altro. Qui c'è gente. Ah, queste sono missioni secondarie. Salve. Dica, vi serve legna? L'ospite di Jacob. Se no. Vuoi renderti utile, più giù stanno riparando le torri di guardia. Senza offesa, ma non mi sembri pronta per un turno di lavoro all'incudine. Ma infatti, salve, salve. Ma infatti, io me do, ragazzi. Ma chi vese, chi vese, chi vese. Cioè. Questi mi mettono qua a lavorare, mortacci loro. Dobbiamo ancora riprenderci dai sovietici. E ora questo. Ah, raga, io sto dando un po' un'occhiata perché insomma c'è un sacco di roba. Oggi ho commesso un errore che minaccia di causarne altri. Ho trascorso del tempo da solo con Alia, cosa che avevo evitato finora. Mi ricordo la mia amata Sofia che credevo di aver dimenticato da tempo e mi si è aperto il cuore come una ferita. Mi offusca la mente anche quando non c'è. Sembro un ragazzino euforico e quei giorni sono ormai molto lontani da me. Devo seppellire queste vecchie emozioni e stare lontano dal mio popolo per un po'. Queste probabilmente sono... Ok, Greco livello 5. Ho giurato che li avrei protetti. Cosa ho fatto? Avremmo dovuto aspettarcelo. Lo sapevo. Vabbè, dai, vabbè, vai. Su, su, su. Non vi abbattete. Non siate così duri con voi stessi. Allora, vabbè, io do un'occhiata, ma qua sembra che non c'è sta un cazzo. Ma che vi devo dire? Che vi devo dire? Eppure qua è grosso, eh? È bello grande. Eppure non c'è un cazzo. Vabbè, senti, io vado di qua, di qua. Vado a trovare quei tizi. Se mai troveremo una mappa ci indicherà. Tomba della sfida opzionale. Ok, anche qui c'è una tomba. Porca miseria, qui giù. Trova l'ingresso. Questo si può fare, eh. Ti servirebbe proprio il tuo aiuto se hai tempo. Dica? Sono qui per aiutarvi. Cosa posso fare? Dica? Cercando di fortificare più torri possibili. Dunque? Sono state pesantemente danneggiate dalle inondazioni dell'anno scorso. Alle riparazioni pensiamo noi, ma mi servono altre scorte di materiali. Sono sparse per la valle. Se riuscissimo a riparare queste torri, oltre a poter affrontare meglio gli invasori, potremmo anche raggiungere i livelli più alti delle torri pericolanti. Possiamo contare su di te. Vedrò cosa sì. Grazie. Rami di legno duro e pelli di cervo. Pelli di cervo. Ok, qua e qua. E la Madonna. Ok, campione. Ho già fatto i rami. Senza fare niente, tra l'altro. Raccogliere rami di legno duro 4 su 4. Ah, perché forse già ce l'avevo io. Ma quindi me l'hai tolti a me, ma sei bastardo. Ma io già sto con le pezze. No, con le pezze al culo, no, ma insomma. Uno vorrebbe tenersi il materiale, invece questi no. Vai, cara. Questa è bella grande come zona, eh. Qua c'è. E questa è tipo, secondo me, la base sovietica. Ci sarà un fottio di roba da fare. Mi spiace che Sofia non sia stata molto accogliente. Ah, sì, sì, Shal. Lo capisco. Sono felice che tu abbia messo una buona parola per me. Per decenni il mio popolo ha combattuto contro gli stranieri. È un'abitudine dura da dimenticare. Vedi se hanno bisogno di aiuto per i preparativi. Un po' di duro lavoro ti servirà per guadagnare la loro fiducia. Vedrò cosa posso fare. Eh no, stiamo carichi di legno, stiamo. Siamo carichi di legno. Allora, qui c'è una grotta, un'entrata di una grotta. Eccolo lì, il nostro bel cervetto. Non l'abbiamo preso mai? Ma può essere? Ma davvero? You are serious, man? No, no, non scappare! Io rinascerò cervo a primavera.
Ecco come si va a caccia di cervi in modo efficiente. Tanto le pelle me le do uguale, quindi chi se ne frega. Oh, tre. Madonna, tre in un botto. Ma allora, vedi che è efficiente veramente andare a caccia con le armi da fuoco, da fuego, da fuego. E qua siamo carichi di legno. Eppure, certo, me ne poteva dare uno in più, cazzo, no? Porca puttana. Raga, io sto girovagando. Ho una mappa, bello. Questo mi indicherà sicuramente un sacco di roba. Segreti individuati. Ah, due documenti, tre documenti. Madonna, quanto cazzo è grossa sta valle, oh. Porco schifo. E quando cazzo finiamo tutto? Sì, sì, ciao bella. Dica, dica. Se è roba da sparare ci penso io. I invasori hanno messo in campo una nuova diavoleria. Sono piccoli elicotteri teleguidati. Dei droni. Pare si chiamino droni. Non attaccano, ma dentro hanno una specie di videocamera. E fin qua. Mappando la valle. E così perderemo ogni vantaggio su di loro. Ne ho abbattuto qualcuno, ma non basta. Tu però con quelle armi dovresti avere più fortuna. Ci aiuterai? Dovrei riuscire ad abbatterne qualcuno. Sì, sì, ci penso io, ci penso io. Be guai, guarda, uno là, tac. 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 Ma sono quattro, ma che ci vuole? Ma che ci vuole? Dai, dobbiamo andare a caccia di droni e di cervi. Va benissimo. Intanto leggiamo questo. Il giorno tanto temuto è arrivato, ormai nessuno lo può negare. Gli elicotteri che abbiamo visto al tramonto rappresentano una nuova incursione nelle nostre terre. Siamo cresciuti nel miro della battaglia dei nostri genitori e ora anche la nostra sta per iniziare. Ma il sacro dovere deve essere fatto. Dobbiamo proteggere la sorgente della grazia di Dio sulla terra. Sese, l'allero. Allora, I need a cervo. Porco due. Non vedo. Una vaffangula mamma da. Dove cazzo stai? Ma non muore, ma porca di quella puttana. Guardala. Ma è scassata la minchia, Porco zio. Io mi stavo concentrando sul drone. E basta pure tu, rompe i coglioni. I ghiacciai, ma che cazzo? Ma qua dovevi cercare i cervi, ti escono fuori i puma. Vabbè, intanto diciamo a questa che i droni. Sì, fatto, fatto. Forse ne manderanno altri, ma almeno gli abbiamo reso la vita difficile. Bastardi. Ti siamo grati per l'aiuto. Antico arco composito. Ok. Grazie, grazie cara. Visto, 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 visto. No, col cazzo che mi scappi, brother. È scassata la minchia, eh. Ah, oh, perfetto. Ok, è certo che andavo, vado, torno da Mimì e Cocò qua. Tutto sto casino. Ma solo, ecco, ragazzo. Dovrebbe essere tutto quello che hai chiesto. Bene, bene. Lasciane un po' in quel contenitore, così potremo completare le riparazioni. Il resto delle scorte vanno portate giù alla torre in riva al lago. Quando hai fatto, torna qui da me. Quale contenitore? Quale contenitore? Ah, ok. Ok. Ok, l'abbiamo rimessa anche qui. Mo che devo fare? Devo ritornare da quel deficiente. Che palle, eh. Cioè, è una vita che sto facendo avanti e indietro. Basta, basta, basta. Lara, posso parlare? Avvicinati. Dica. Che posso fare per voi?
Ci serve del cibo e un rifugio per chi non può combattere. Prepareremo razioni di emergenza con cinghiale essiccato e funghi. Non sono così male, davvero. Ma non riuscirò a raccogliere provviste per tutti. Se riuscissi a uccidere un cinghiale e a procurarci gli altri ingredienti, potremmo sfamare tutti, almeno per un altro giorno. Ma certo, sì, mi troverai qui. Grazie infinite. Vabbè, i funghi già ce li abbiamo e va bene, tanto utilizzano i nostri. Ma sì, qual è il problema? Va bene, tanto noi stiamo carichi di roba. Aspetta che devo tornare dal tizio e devo vedere dove cazzo stanno i cinghiali. I cinghiali stanno di là. Ma prima devo andare dal pezzo là. C'è sta pure la zona dove c'è un orso addirittura. Ma quanta cazzo di roba ci avete qui, ragazzi? È clamoroso questo posto. Caro cervo, adesso non mi serve più. Adesso spawnano veramente come se non ci fosse un domani. Ma non ti servono mai. Misterio maledetto. Ho già fatto, mortacci tuoi. Questa c'è finita. Proprio così, è tutto grazie a te. Ora potremo affrontare meglio gli invasori. Non possiamo tralasciare niente. Sali sulla torre. Avrai una vista completa sulla valle. Non basta. Dovremo arrangiarci. Deve essercene ancora. Manda qualcuno a dare un'occhiata. Via che questi mandano a noi, mortacci de pipo. Via, 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 via. Dai, dal cazzo. Via. Che ci fanno fare tutto quanto a noi, che siamo scemi. Allora, dobbiamo andare qui a cercare cinghiali. Vedi che qua mi dice che c'è un orso addirittura. Mamma mia. Le sfide. Qua ci stanno, qua zona di cinghialotti. Ragazzi, io ho perso la cognizione del tempo. Tutta questa roba da fare, ho perso la cognizione del tempo. Non so a quanto cazzo potremmo stare di video. Perché io sono 35 minuti che vado in giro per questi tossicodipendenti. Però non so quanto voi avrete potuto vedere, perché tanto ho tagliato. Questo stava sfuggendo, Volevi. Oh, una pelle di cinghiale. Ah no, però a noi ci serve la carne, non la pelle. Cazzarola, oh. Mamma mia. Mamma mia. Queste cose che, Ciao, cara. Dove cazzo dobbiamo andare? Dobbiamo andare di qua, però se vado di qua adesso quelli mi dicono di fa la missione, a meno che io non faccio così. Tac. Senti, questa tomba pure dobbiamo togliercela dai maroni, perché sennò sì, l'ingresso della tomba. Ce n'è un'altra. Holy shit. Vabbè, ho capito. Prossimo episodio si fanno entrambe le tombe, ragazzi. Porca merda. Se tu attacchi io ti ammazzo, Che fai? Non indietreggi? Vabbè, dai, se non attacchi va pure bene. Ok. Madonna, come ti sparo la vita. Dai, questa è stata easy, E intanto ci stiamo guadagnando le pelli, che tanto a noi ci servivano, quindi... Porta ingredienti al calciatore. Ok. Vai. Da mo' che ho fatto. E così era così difficile andare a caccia. Ma è mortacci vostra. Sì. Potrebbe bastare almeno per adesso. Grazie ancora, Lara. Mi fa piacere aiutarvi. No, attrezzatore l'ho tenuta cacciatrice. Ah, ok. È un completo alternativo. Vabbè. Allora, adesso abbiamo finito di fare tutta questa cosa. Possiamo procedere qui con l'obiettivo attuale che dovremmo... Mi hai fatto cagare in mano, li mortacci tuoi. E sei mata. È probabile che ci attacchino dall'alto. Jacob sta radunando dei combattenti nel villaggio in alto. Serviranno da esca. Eccoci. I bambini saranno al sicuro nelle catacombe dell'Acropoli. Li raggiungerò appena qui sarà tutto a posto. Dicevi che saranno armati fino ai denti. Come faremo a batterli? Non sarà una battaglia in campo aperto. Sferreranno un attacco rapido e violento. E subiremo di certo delle perdite. Tenteranno di annientarci al primo assalto. Ma la loro fretta giocherà a nostro favore. Sarà una battaglia lunga. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo sfiancarli lentamente, usando la testa.
Li colpiremo ripetutamente in punti diversi finché cederanno. Solo a quel punto sarà davvero finita. Ora accendiamo i fuochi e avvertiamo gli altri nella valle. La nostra vittoria oggi sarà sopravvivere. Raccogliete più munizioni possibile e nascondetele nelle grotte e tra le rovine. Quando avrete finito, presentatevi al villaggio in alto. Tutto chiaro? Sì! Chiaro! Tutto chiaro! Bene. Andate. Il profeta sia con voi. E con il nostro spirito. Salve. Bella? Salve, salve. Che tu sappia come usare quell'arma. Ma mortacci tua. Vedete, mettere le mani addosso. Dopo queste presunzioni. Ok, dobbiamo trovare munizioni, dobbiamo far cose. Ok, ok, ok. Allora, io... Sentite un po', tanto questo episodio ormai è andato un po' così a trallallero trallallà. Andiamoci a prendere questi documenti qua. Magari troviamo anche qualcosina di interessante. E poi nel caso lo concludo, dai, al massimo esce un episodio un pelo più corto, ma che ne so. Che tanto, secondo me, non esce uguale corto corto. Però, porco schifo, sta sotto. Ma non qui. Ah no, c'è dell'acqua qua. Ah, ma voi capite che... Ma voi vedete che questa tipo va svuotata. Ma come? Vabbè, qua si può entrare. Non so in che modo ancora, ma... Lo capiremo, probabilmente. Ragazzi, non volevate imparare l'alfabeto perché dicevate che non aveva niente a che fare con la caccia? Ma ecco la vostra prima lezione. Tutto è collegato e io ho sempre ragione. Così. Ecco il primo compito per gli studenti intelligenti che mi hanno dato retta e hanno imparato a leggere. Trovate, cacciate e riportatemi una pelle di una delle piccole creature della valle. Le lepri si possono trovare ovunque, di giorno o di notte. Quelle piccole marroni nella nostra valle e quelle bianche nella neve in cima alla montagna. Gli scoiattoli stanno sugli alberi, la pioggia li fa andare nelle dane. Se volete, non portatemi un topo. Vabbè, una puttana, io pensavo che era una cosa di serio. Ed invece neanche per cazzi. Comunque qua giù, ma che cazzo di roba c'è? Ah, ma da qua da dove siamo arrivati? Ok, ok. Ok, ok, da qua da dove siamo arrivati, va bene, va bene, va bene. Se non ci dobbiamo andare per un motivo in particolare, non ci andiamo. 7 monete. Allora, volevo andare a vedere un attimo se qui effettivamente c'era l'ingresso della tomba. Poi nel caso concludiamo e ripartiamo direttamente. Aspetta, qui però c'è un ponte. Un'altra! No vabbè ragazzi, no vabbè, ma è pieno di roba qui, oh, ma seriamente. A parte che lì ci sta pure un orso e mannaggia la miseria. Ci vorrebbe una bottiglia, una bella Molotov e vedrai tu come l'orso squacqua l'acqua. Io avevo messo il ping a quest'altra però. Mamma ragazzi, qui c'è veramente un fottio di roba, oh. Dobbiamo andare di là per la tomba opzionale che sta in quel posto. Io spero siano solo queste tre, secondo me ce ne sono altre. Perché di qua ancora ci dobbiamo andare. Signori, siccome sono 45 minuti che vado avanti in giro per questa zona a cercare cose, io vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Questo episodio è stato un po' così. Non abbiamo fatto niente di che, ma abbiamo fatto un sacco di roba. Quindi, boh, episodio che mi lascia alquanto dubbioso, ma ci vediamo ad un prossimo episodio di Rise of the Tomb Raider, dove ci andremo a fare le tombe, però, qui, quindi lì ci sarà effettivamente qualcosa di importante, di interessante da andare a vedere, quindi non perdetevi il prossimo episodio. Questo, se ve lo siete perso, poco male, sostanzialmente, e ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui sul canale. Ciao a tutti ragazzi.